La vedo dei fari, non so se sto andando contro qualcosa. Vediamo. No, oddio mio, Manuel. Sono saltato in aria. Porca puttana. Dio cazzo, che botto della Madonna. Il timoniere, colui che si occupa dell'andamento della nave, ma fa solo questo? Un buon timoniere non deve solo guidare, deve anche coordinare la ciurma in anticipo durante gli scontri in mare. Deve quasi prevedere gli avvenimenti futuri come uno scacchista. Parliamoci chiaro, col mare calmo ogni stronzo è marinaio. Come detto nell'intro, un timoniere non è solo colui che guida, quello possono farlo tutti. Un timoniere deve conoscere la nave che sta timonando, pregi e difetti. Deve cooperare con i cannonieri per il tiro, quindi è fondamentale che avvisi per tempo l'intera ciurma sulle proprie intenzioni. Deve calcolare bene i tempi per le manovre con i rampini, per gli scontri in nave, per velocizzare carico e scarico in caso di emergenze varie. Insomma, deve essere sempre sul pezzo e soprattutto dovrà essere sempre a quel cazzo di timone. Non avete idea di quante volte il timoniere si è messo a riparare la nave e questa è andata dritta contro un ostacolo. Se sei timoniere, a meno che non stiate affondando, tu le mani le devi avere saldate a quel cazzo di timone. E infine, un'altra cosa importante. Il timoniere deve essere umile. Lo so che alla guida di un galeone ci sentiamo tutti Jack Sparrow, ma il bravo timoniere fa manovre azzardate solo se non ha altra scelta. Non pensare di essere un fenomeno per poi incastrarti su una spiaggia, magari mentre sei sotto il fuoco nemico. Questo era il riassunto su cosa per me è un timoniere valido. Se il video ti è piaciuto lascia un like, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti nuovi video. Da Vape in Bed 93 per oggi è tutto, vi auguro venti favorevoli.